risposta per il tema della droga. Allora, sulla questione che ha posto quel signore lì che ha parlato adesso, ma io vorrei ricordare a questo signore che la nostra 194 sta per diventare quello che, o è diventata nel corso di questi anni, quello che in Portogallo per l'appunto hanno abolito, cioè l'aborto, perché obiettivamente il nostro paese ha legiferato bene nel corso di questi anni relativamente alla maternità e alle questioni che riguardano la donna. Che cosa è successo? È successo che abbiamo in alcune regioni il 90% di medici obiettori e ci troviamo con alcune regioni nelle quali esportiamo per l'appunto la possibilità di abortire laddove è ancora possibile. Quindi una delle questioni sulle quali dovremmo mettere mano e con una certa celerità, oltre allo Ius Soli, perché questa sera non ne abbiamo parlato, ma c'è una serie di questioni sui diritti civili che noi dobbiamo prendere per mano, così come il testamento biologico, come la legge 40 sulle eterologhe, che è piena di buchi, che è piena di problemi, che ha dovuto mettere in fila una serie di sentenze. Quindi io credo che un paese civile, e questo noi vogliamo per questo paese, sia quello che da una parte possa permettere alle donne di vivere la loro maternità con tutti gli aiuti economici, il sostegno morale, il sostegno psicologico, l'aiuto della comunità che si stringe a una donna che sta, come dire, avendo il dubbio di portare avanti una gravidanza, ma debba permettere a questa donna di scegliere nell'ambito della legge, quindi con i limiti che ben sappiamo sono molto ristretti e che oggi in parte vengono superati a causa dell'assenza della disponibilità per i medici obiettori, d'accordo? E questa è una legge che diventa vuota nel momento in cui non c'è la possibilità di attuarla, d'accordo? Di poter permettere a quella donna, laddove lo desideri, laddove sia la sua vera volontà, quella di abortire. Perché questa, io credo, sia il diritto dovere che noi dobbiamo mettere in campo dal punto di vista legislativo. Quindi c'è un percorso, lo si diceva prima con Monica, ancora lungo per sanare una serie di distorsioni, per sanare una serie di situazioni assolutamente negative che il Paese sta continuando a vivere con assenze di fatto, concretamente, di diritti che devono essere applicati. Dall'altro punto di vista, personalmente io dico questo, sulle varie questioni che sono state sollevate relativamente alla step child adoption, diciamolo in italiano come suggeriva Luigi, lo abbiamo già detto, non si tratta nient'altro che di concedere l'adozione del figlio del partner, quindi semplicemente di considerare, e per le coppie femminili mi pare che l'obiezione non ci sia, il tema che viene sollevato, lo sappiamo, è quello delle coppie maschili. Orbene, in Italia non è possibile la maternità surrogata, è proprio vietata dalla nostra legge, non c'è l'intenzione di permetterla. Va anche detto che ubi logico commissi delitti, dice il diritto e la giurisprudenza, ma qui abbiamo dei magistrati che possono esprimerlo in maniera ancora più compiuta, e quindi se paesi occidentali come il Canada, gli Stati Uniti d'America, alcuni stati, l'Australia mi risulta, altri paesi con legislazione diversa permettono in qualche modo con diverse modalità di portare avanti delle gravidanze, tra l'altro in quei paesi sono anche molto tutelate, abbiamo letto anche in questi mesi, ci siamo interessati anche di questo, anche se non rientrava nella disposizione legislativa, ma per capire in buona sostanza quello che sta accadendo in altre parti del mondo, in cui questo è assolutamente permesso, legittimo, tutelato, garantito nel percorso, garantita la madre dal punto di vista psicologico e quant'altro, e quindi viene sostanzialmente permesso. Se, come dire, due persone, maschi e adulte, ritengono di fare questo tipo di scelta, io non entro nel merito della loro scelta, io voglio, come legislatrice italiana, tutelare i minori, permettere a quel bambino di non soffrire una discriminazione in nessun momento della sua vita. E questo è quello che stiamo facendo, che abbiamo voluto fare, che non siamo riusciti a fare, ma che comunque la magistratura italiana concede.
Voglio ricordare a tutti quelli che hanno citato prima il tema della maternità surrogata che ben oltre il 90% delle maternità surrogate che vengono oggi ad essere portate avanti dalle donne nel mondo appartengono a coppie eterosessuali, cioè abbiamo coppie eterosessuali che non possono procreare e si avvalgono di questa facoltà. Potremmo discutere all'infinito tra di noi, probabilmente troveremo 10, forse 100 opinioni diverse. Qualcuno di noi porrà il condizionale, qualche altro lo vedrà con il fumo negli occhi, qualche altro invece lo riterrà del tutto ovvio se sono persone adulte, anche responsabili, mature e se lo fanno in piena scelta. Non è questo il tema, non è questo il tema. Il nostro tema era quello di garantire i minori, di garantire i bambini. Siamo partiti proprio da questo principio. Non ad ogni coppia di adulti un bambino, che a mio avviso non è corretto, ma ad ogni bambino un affetto. Tanto è vero che rispondo ad Antonella, il tema delle adozioni dovrà vedere presto in pista, io non so se riusciremo, io ho ascoltato dichiarazioni di Antonella troppo ottimiste su questo tema, perché quello che non siamo riusciti a fare in questo frangente, dubito, riusciremo a farlo sotto forma appunto surrogata, no? Attraverso un sistema diverso. Credo che potremo e dovremo, alla luce dell'esperienza maturata nei tribunali italiani e insomma dal punto di vista della competenza delle nostre realtà, devo dire molto accorte e molto attente, che hanno seguito il tema dell'adozione molto bene nel corso di questi anni, perché l'adozione in Italia è un percorso difficile ed è un percorso tutelato, questo va detto, molto di più che in altri paesi. Ebbene, proprio per questa ragione, non tanto per i bambini italiani, grazie al cielo abbiamo più richiedenti che bambini, ma per i bambini di tutto il resto del pianeta che sono e restano bambini e che noi vogliamo amare, che vogliamo tutelare, educare, che vogliamo responsabilmente portare a maturità, no? E garantirgli una vita corretta, giusta, naturale, insomma. Ebbene, per questi io penso che per loro possa essere importante essere amati anche da un solo genitore, in assenza di nessuno, piuttosto che da una coppia eterosessuale. Così come è corretto che vengano amati da una coppia omosessuale, che io giudico pienamente nelle condizioni di essere in grado di educare un bambino, di farlo crescere, di amarlo, di essere responsabile di quello che avviene, e quindi ritengo che siamo tutti maturi per portare avanti una legge sulle adozioni che ricomprenda esattamente tutta questa fattispecie. Probabilmente riusciremo a portare avanti l'adozione per i single, probabilmente riusciremo a portare avanti l'adozione senza i limiti oggi imposti di 18 anni di differenza come massimo e altre norme piuttosto selettive e limitanti, probabilmente in questa legislatura non riusciremo ad andare oltre, e questo mi dispiace perché giudico che sia una profonda ingiustizia che continua a permanere e che se ne dica nell'ambito della nostra legislazione.